Ogni gesto di perdono ripara la casa dalle crepe e rinsalda le sue mura. È la riflessione che Papa Francesco ha offerto ai pellegrini radunati in piazza San Pietro per l'udienza generale. Proseguendo le catechesi sulla famiglia, pochi giorni dalla fine dell'assemblea del Sinodo dei Vescovi, il Pontefice ha messo a fuoco l'espressione «rimetti i debiti» contenuta nella preghiera del Padre Nostro. Non si può vivere senza perdonarsi, infatti, o almeno non si può vivere bene, specialmente in famiglia. In una società a volte spietata è dunque fondamentale che vi siano luoghi come la famiglia dove imparare a perdonarsi gli uni gli altri, perché per chiedere scusa non serve fare grandi discorsi, basta una carezza. L'importante è non finire mai la giornata in guerra. Ogni giorno ci facciamo dei torti l'uno con l'altro. Dobbiamo mettere in conto questi sbagli dovuti alla nostra fragilità e al nostro egoismo. Quello che però ci viene chiesto è di guarire subito le ferite che ci facciamo, di ritessere immediatamente i fili che rompiamo nella famiglia. Se aspettiamo troppo, tutto diventa più difficile.